Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video delle mie maschere viso, tessuto e non, preferite. Preferite del momento e più utilizzate. Non vi mostro proprio tutte le maschere viso che ho usato nel corso degli anni, ma quelle che ritengo più valide ed efficaci e che mi stanno piacendo un sacco. Sostanzialmente parliamo di tre brand, ve lo anticipo, ma andiamo con ordine. Tra quelle che ho trovato molto valide e con un buon rapporto qualità-prezzo e che spesso sono in offerta con il 2x3, vi cito le maschere Sephora. Queste sono occhi, però ne ho queste. Ne ho provate parecchie, anche viso ed anche mani. Ne ho una capelli che ahimè ancora non ho provato, al burro di karité, che sembra molto interessante. Le trovo valide ed efficaci. Tra quelle che mi piacciono di più e che ho provato anche nella variante viso ci sono quelle alla rosa, maschere in tessuto ovviamente, queste sono alla rosa e al melograno, queste due. Quella alla rosa antifatica ed energizzante, quella alla rosa, se è rosa moscheta, è ultra idratante ed illuminante, e le ho trovate davvero valide, validissime. Anche questa variante nei patch che si applicano esclusivamente sotto il contorno occhi mi è piaciuta parecchio. Tra le altre che ancora devo provare c'è quella all'orchidea, antietà e diciamo lenitiva, lisciante, questa, e quella alle alghe, che è tonificante e detossinante, disintossicante, questa qua. Queste due le devo ancora provare, le altre, quella al melograno, quella all'argan, questa alla rosa ed alcune altre le ho provate e le ho trovate davvero valide, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi se cercate qualcosa, una maschera in tessuto, sono belle impregnate di prodotto, da applicare e con un buon rapporto qualità-prezzo e comunque efficaci, queste sono assolutamente validissime. Tra l'altro io, in particolar modo quelle in tessuto per il viso, che faccio? Le applico, le faccio stare in posa i 15 minuti che dice che dicono le istruzioni, dopodiché non butto via la maschera, perché è davvero molto impregnata di prodotto, è un gran peccato. Cerco di riporla piegandola per bene all'interno di carta stagnola, dentro il loro stesso astuccio, che cerco di non buttare, la loro stessa confezione, e la ripongo in frigo chiusa la confezione con una pinzetta anche da stendere. E dopodiché, dopo 2 o 3 giorni, certo non può passare troppo tempo, però per fino a una settimana, anche 10 giorni al massimo, le ho riutilizzate a distanza di una settimana e le ho trovate ugualmente efficaci e valide e umide. Altro brand che trovo molto interessante nelle sue maschere in tessuto è Tony Moly, brand coreano, che è in esclusiva da Sephora online e non solo, ma i prezzi sono un po' più alti, quindi se volete provare queste maschere e non svenarvi e scegliere quella poi il principio attivo della quale sia meglio per voi, io vi consiglio di comprarle su Amazon, vi lascerò il link qui sotto. Ci sono un paio di opzioni in cui voi potete scegliere un pacchetto da 11 maschere a un prezzo unitario, se fate la divisione, nettamente inferiore a quello a cui comprate su Sephora. Questa è solo una, perché mi è rimasta solo lei, ma ne ho provate davvero di tanti tipi. È la I'm Real Seaweed Mask Sheet, questa credo che sia le alghe, purificante, ma ne ho provata una deliziosa al pomodoro che mi è piaciuta un sacco, mi pare che abbia potere illuminante, un'altra all'avena, tutte molto molto valide. Dovete solo scegliere poi quale è il principio attivo più adatto per le esigenze della vostra pelle. Altro brand che adoro e credo possiate trovare su Douglas, ma forse anche su Sephora ormai, è Star Skin, questo brand qui di cui vi ho parlato sia qui sul canale ma anche sul blog. Proprio queste maschere in pad, non in tessuto, ve le ho recensite sul blog e vi lascio il link qui su se volete andare a vedere. Questa che si chiama 7-in-1 Miracle Skin Mask Pads è 10, e per chi ha poco tempo e vuole ottenere un ottimo risultato in poco tempo, top, perché è appunto in pad, così tipo i pad struccanti, con però una sorta di asolina all'interno della quale mettete due dita e
si divide in due lati, un lato esfoliante e un lato con il siero, poi per far tamponare ed assorbire il principio attivo del prodotto. Bene, questa maschera per me si è rivelata davvero 7 in 1, 10 lode, perché dopo averla applicata è davvero lei in 7 secondi da un lato e dall'altro fa quello che promette. È la manna dal cielo per quanto mi riguarda, specie quando tu torni a casa dopo una giornata e sei stanchissimo, sai che devi uscire, però è una pelle cacca. Allora ti strucchi, usi lui 7 secondi, fai assorbire e la pelle davvero si tonifica, rinasce, liscia, illuminata e uniformata, davvero ottimi. Questa maschera promette infatti di, oltre a massaggiare, esfoliare, tonificare, idratare, fare funzione da siero, maschera e primer per il make-up. Questa è la confezioncina, ogni dischetto è zuppo di prodotto. Vi viene fornita nel barattolo, mi pare, con 20 pad e c'è la pinzettina con la quale prendere i pad senza contaminarli, senza contaminare il prodotto, eccola. E poi questa protezione in plastica proprio per mantenere a lungo i prodotti umidi. Io questo ormai già ce l'ho da circa 6 mesi, l'inci, siamo quasi in scadenza penso. Sì, 6 mesi, però le ho utilizzate fino a di recente e funzionano alla perfezione e potete vedere che c'è ancora, vedete? Molto siero dentro, vedete? Le goccioline di acqua. Quindi non, se le tenete bene chiuse nella confezione non si asciugano. Ovviamente queste hanno un uso singolo, o se getta, poi le potete buttare perché è chiaro, no? Si usano una volta, si consumano e si buttano via. Sempre di Star Skin, ho provato e trovato 10 e ve la consiglio, la Brightening Biocellulose Second Skin Face Mask, questa qui, si chiama After Party. Questa va applicata dopo i gozzovigli di un party, quando fate tardi, ed è in biocellulosa e promette di illuminare la pelle, lenirla, ha un effetto appunto anche idratante e rigenerarla, ridarle tono ed energia oltre che luce. Io l'ho trovata eccezionale, l'ho utilizzata sia prima del party che dopo il party, è efficacissima, davvero efficacissima. E la pelle, dopo che l'avete applicata, e poi giusto alla fine dei 15 minuti di posa, basta che massaggiate il prodotto per farlo riassorbire definitivamente, è anche molto morbida e idratata. Assolutamente non muta. Questa è biocellulosa, queste altre sono fighissime, sfiziosissime, sono in merletto, in pizzo, pardon. Questa qui, sempre Star Skin. Tipo 50 sfumature di grigio, no? E c'è la variante anche per occhi, quindi solo la mascherina occhi. Queste maschere di Star Skin mi sono state inviate per testarle e si sono rivelate eccezionali. Queste qui in pizzo hanno la funzione sculpting, perché potete vedere hanno questa forma un po' più ampia, vedete? Una sorta di laccetto, che non è un laccetto, il pizzo stesso si arriva a poter legare anche qui dietro, per cui dovrebbe avere un effetto scolpente sul viso. Questo effetto scolpente non l'ho notato tanto, cioè l'idratazione, la tonificazione della pelle, la grana migliorata, questo assolutamente sì. L'effetto sculpting, sni, ecco, però la sferzata di energia assolutamente sì. Contiene semi di caffè, pino rosso coreano, camomilla dorata e tremella mushroom smoothing, tremella mushroom, un fungo tremella che ha del potere appunto lisciante. La pelle alla fine risulta davvero liscia e morbida ed idratata. E basta, questo è quanto, bimbi belli e bimbe belle. Ah, io sono quella che scorda le cose. Mi piace questo rossetto. Scusate la luce, ma mi sono ridotta a girare alle 5 del pomeriggio e
luce poca, ahimè, perdonatemi, ma il rossetto si vede. Vi piace? Potete indovinare qual è? Se mi seguite su Instagram vi lascio il link da qualche parte, potete sapere di che si tratta. Però sono buone, ve lo dico e ve ne parlerò presto. È il Melted Matte Too Faced in edizione limitata Gingerbread, quello che profuma di gingerbread, ed è favoloso. Ve ne ho parlato nell'ultimo video, sì, penultimo video che avevo girato, vi lascio il link qui su. Temevo fosse simile al Mulac Potter's Clay. Non è così, nel senso che lui, come pensavo, è un po' più profondo, un po' più scuro. Potter's Clay è un po' più chiaro e un po' più aranciato. Certo, se amate questo genere di colori, allora averne due ci può stare, perché non sono uguali, ve ne rendete conto. Se però è uno sfizio, allora non è necessario avere sia Potter's Clay che il Too Faced Gingerbread. Fatemi sapere se conoscete questi brand, avete provato qualcosa tra queste maschere di cui vi ho parlato, se ve ne piace qualcuna oppure vi siete trovati male, ditemi nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così spolliciate in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, qui sotto c'è un'iconcina che vi porta alla pagina di iscrizione al canale e se volete poi potete attivare anche cliccando sulla campanellina le notifiche, così non perderete più nessuno dei miei video. Noi ci rivediamo prestissimo, alla prossima, un bacio grande, ciao ciao!